Tra i premiati di stasera anche il professor Pregliasco con il suo libro sui superbatteri. Ma cosa sono questi superbatteri? Sono batteri che stanno imparando purtroppo a schivare l'azione degli antibiotici, perché sono stati spesso usati troppo e male, sia dagli allevatori, dai medici con un'eccessiva prescrizione, dai pazienti con troppa sportività. È una storia di storie, di persone che sono state colpite, di persone che stanno cercando di tamponare queste situazioni, quindi non è un libro scientifico in senso stretto. Ci permette al lettore di seguire l'attività, i problemi, episodi anche a volte buffi, a volte tristi, per approfondire alcuni aspetti che sono importanti e che il Covid ha rimarcato: l'importanza di informarsi sperabilmente su fonti attendibili e grazie a questo riuscire a essere più consapevoli e in questo modo essere più attenti, per esempio usare gli antibiotici quando servono, ma anche a stimolare le istituzioni affinché la salute sia preservata. Dobbiamo quindi cambiare il nostro stile di vita? Dobbiamo essere molto attenti. Credo che anche qui il Covid ci è servito per ricordare che la natura la inseguiamo, che non dobbiamo avere solo paura, sicuramente essere preoccupati in un senso positivo, perché il comportamento di ognuno di noi, l'opportunità della vaccinazione, gli stili di vita, il comportamento, l'uso attento e responsabile dell'antibiotico solo e se quando serve, ci permettono e ci permetteranno, io credo, di continuare a vivere al meglio. Grazie.